Da quando non vivo più a casa di mamma, ho scoperto l'importanza di effettuare periodicamente i famosi mestieri, al fine di assicurarmi di mantenere le condizioni igienico-sanitarie minime affinché i NAS non facciano irruzione durante il riposino pomeridiano, turbando la quiete dei miei amati vicini. E parlando dei mestieri, uno dei compagni di vita irrinunciabili di ogni ragazzo che decide di andarsene da casa di mamma è il famoso robottino aspirapolvere, un esserino ingordo di cavi elettrici e di ciabatte che vaga periodicamente per la casa lasciandosi dietro una bava di lumaca di pulito aspirando la polvere imperante. Ecco, gli argomenti per un comico sono un po' come una casa impolverata. Ci sono tutta una serie di argomenti vecchi e stantii, battute sulle suocere, luoghi comuni sui tedeschi intransigenti, odio verso la suocera che restano lì, sotto la polvere, in attesa che un robottino ingordo passi e li renda nuovamente utilizzabili. È questo il caso dei luoghi comuni sui preti pedofili, un argomento ormai iperinflazionato di cui tutti ci siamo stancati di parlare, chi per interesse ad insabbiare la cosa e chi per spirito di rassegnazione. Ma proprio quando sembrava un tema destinato a finire per sempre nell'oblio, ecco che la Conferenza Episcopale Italiana decide di pubblicare un report sulla pedofilia all'interno della Chiesa italiana. Ed eccomi qui, come un avvoltoio a piombare subito sulla carcassa. Lo sapete perché i preti sono tutti anti-abortisti? Perché hanno molta pazienza. Benvenuti a Predicozzi, monologhi non monotoni sull'attualità a cura de Il Canale di Gross. Mi trovate su YouTube, Instagram e TikTok, nonché su Amazon e nelle migliori librerie con il mio libro Cascina Speranza. Cosa sarebbe successo alla fattoria degli animali se avesse preso il potere il populismo? La prima cosa che la mia mente malata ha pensato quando ho scoperto dell'esistenza del report è stata: ma che davvero? Ma che si sono fumati l'incenso? Sì, perché se ci pensate bene, la Chiesa che di propria sponte decide di pubblicare un report sull'esistenza della pedofilia al proprio interno è un po' come un portiere che all'89esimo disperatamente corre verso l'area avversaria nel tentativo di pareggiare la partita. Voglio dire, magari diventi un eroe, però magari subisci il contropiede che la chiude definitivamente. Parentesi, poiché non voglio ricevere denunce per timpani perforati dal fischietto censuratore e al contempo intendo lucrare fino all'ultimo centesimo su questo contenuto, ho deciso che da ora in poi definirò i preti pedofili come sbadati. Perché in fondo devi essere un po' sbadato se ti dimentichi che i bambini devi accudirli e non inculare. Ah, ci risiamo. Ciao ciao monetizzazione! La pubblicazione è stata anticipata da una grandissima manovra di marketing da parte del Papa per creare hype che manco i trapper quando lanciano i dischi che bloccano le autostrade per fare un po' di casino. Ecco, il Papa ha affermato che sì, anche preti e suore guardano i porno. Cari fratelli e care sorelle, è un vizio che ha tanta gente, tanti laici e anche tanti sacerdoti e suore. Il diavolo entra proprio da lì. E non parlo soltanto della pornografia criminale come quella degli abusi dei bambini, ma della pornografia un po' normale. Come i video degli stripper con la testa da orso che vanno alle feste di addio al nubilato, o come quelli delle sorelle incastrate nelle lavatrici. Ok, forse l'ultima l'ho aggiunta io. Comunque, l'attenzione dei media verso la vicenda è sempre stata un po' ondivaga. Nonostante ogni 2-3 giorni, considerando tutte le testate del mondo, uscissero notizie su preti sbadati, diciamo che fino al 2019 non si sia mai fatto nulla di concreto a riguardo. Poi, appunto nel 2019, Papa Francesco decide di cominciare a tirare lo sciacquone con l'abolizione del segreto pontificio. Il segreto pontificio è un'imposizione di segretezza su tutti quegli argomenti che la Chiesa ritiene di custodire al proprio interno per preservare il bene pubblico. Come fanno le cuffie ad attorcigliarsi sempre nelle vostre tasche? Perché prosciutto e melone ancora non è stato rinnegato dalla cucina italiana? Come mai il pisellino di quel prete puzza sempre di pupù? Segreto pontificio! L'abolizione del segreto pontificio da sola ovviamente non è bastata a portare alla luce tutti i casi presenti e passati di preti sbadati, né è servito a eliminare il problema alla radice, perché di fatto ancora non è stato eliminato il segreto della confessione e neanche è stato introdotto l'obbligo di denuncia, quindi di fatto teoricamente si potrebbe ancora dire ma chi fa la spia non è figlio di Maria, sì ma stavo giocando a calcetto, mi sono dimenticato di denunciare, però diciamo che è già un primissimo ottimo punto di partenza.
con l'abolizione del segreto pontificio hanno cominciato a fioccare le prime inchieste in giro per il mondo. 500 casi dalla Germania, 400 casi dal Portogallo, 250 casi dalla Spagna, 330.000 casi in 70 anni dalla Francia. Che devono sempre fare i primi della classe, quelli. Tra l'altro, ammettendo anche l'esistenza di un problema sistemico e le responsabilità della Chiesa. Alla fine, comunque, si è mossa anche la Conferenza Episcopale Italiana e a novembre ha pubblicato il report Proteggere, Prevenire, Formare, analizzando i casi avvenuti negli ultimi 20 anni di preti sbadati all'interno delle diocesi italiane. Il rapporto è contenuto in 40 pagine redatte dai migliori esperti dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. 40 pagine. Lo sapete quant'era lunga la mia tesi universitaria? 267 pagine, Times New Roman 12, interlinea singola. Gross 267 pagine, i migliori esperti dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, 40 pagine. Io 40 pagine le ho fatte solo con le fonti! In 35 pagine su 40 si parla in realtà di come sono costituiti i centri per l'ascolto e la tutela dei minori nelle diocesi italiane. Difatti, pare che l'obiettivo primario del report fosse quello di illustrare quanto di buono fatto dalla Chiesa per tutelare e prevenire gli abusi. Che è un po' come se io andassi a presentare un report chiamato Il mio pisello, 10 buoni motivi per ciucciarlo, omettendo che non me lo lavo dal 96. La questione degli abusi è approfondita solo alla fine, molto velocemente, e solo relativamente agli anni 2020 e 2021, altro che 20 anni. Tra l'altro in quegli anni c'era il Covid, quindi è un po' facile immaginare come, diciamo, che lo slinguazzamento dei minori non fosse proprio la priorità dei nostri prelati. Poi mancherebbero anche dei casi segnalati dalla rete l'abuso e alcuni casi finiti in magistratura. Ma ad oggi non ci sono spiegazioni su questo. Che poi, insomma, pure 20 anni non è che fossero poi molti, però Zuppi, il presidente della CEI, ha detto che non intendeva giudicare col metro di oggi dei casi avvenuti 80 anni fa. E immagino che i buchi di culo siano cambiati un sacco negli ultimi 30 anni. Comunque, cosa ci dice il report? Innanzitutto ci dice che i servizi diocesani per la tutela dei minori sono presenti in tutte le diocesi. Complimenti. Oltre a questo, ci dice che i casi segnalati volontariamente e spontaneamente a questi sportelli siano stati 86 in questi 2 anni. Tra i presunti reati segnalati troviamo adescamenti, molestie, toccamenti, esibizionismo, visione di pornografia, fino ad arrivare ai veri e propri rapporti sessuali non consenzienti. Il rapporto segnala anche come questi adescatori siano stati 68 in questi 2 anni e presenta anche un'analisi minuziosa del profilo tipo. Parrebbe infatti essere un maschio compreso tra i 40 e i 60 anni. Anche perché poi non gli tira più. Che voglio dire, va bene Sherlock, cioè, potrebbe essere Luca Laurenti come il Gabibbo. Scherzo, il Gabibbo è un rosso comunista, quindi i bambini se li mangia, quindi io per esclusione arresterei Luca Laurenti. A Paolo! Poiché dunque risulta abbastanza semplice pensare che possano esserci anche casi non segnalati spontaneamente alla Chiesa alla quale si sia stati abusati, e inoltre la CEI ha detto di avere oltre 600 fascicoli da analizzare dal 2000 in poi, non ci resta che attendere il report definitivo. Per il momento, per avere un'idea delle dimensioni del fenomeno, possiamo usare i dati raccolti dall'Osservatorio Permanente della Rete L'Abuso, che negli ultimi 12 anni parla di 1 milione di potenziali vittime. 500 casi impuniti, 165 preti giudicati colpevoli e 32 insabbiatori. Tutto questo negli ultimi 12 anni e in Italia, dove abbiamo anche un sacco di casi interessantissimi, come ad esempio il prete siciliano pagato coi soldi per l'8 per 1000 mentre era indagato per sbadataggine. O ancora la vittima a Napoli risarcita con ben 250 euro. Che voglio dire, probabilmente lì il vescovo si è confuso e pensava di dover pagare i servizi tipo escort. O ancora il caso di 2 preti fratelli a Milano allocati alla stessa parrocchia, uno indagato per abusi su una disabile e l'altro indagato per abusi su una minore. Che voglio dire, non fategli vedere Clara, l'amica di Heidi in sedia a rotelle. Le stime parlano di una percentuale di preti sbadati all'interno della Chiesa tra il 2 e il 10%, dove il 2 è la stima fatta dal Papa. Le cause scatenanti sono riconducibili a motivazioni fisiche, come il famoso voto di castità o il celibato obbligatorio, ma anche cause psicologiche, come il ruolo stesso di potere del prete, che lo porta a provare un senso di onnipotenza da scaricare sul corpo dei più deboli.
ma anche cause pratiche come la presenza di un ambiente particolarmente avvezzo all'omertà che possa portare a farla franca con maggiore facilità. Ma a questo punto mi domando, ma perché non sfruttare la già citata passione dei nostri prelati verso i siti zozzarelli per creare una bella piattaforma approvata dalla Chiesa sulla quale i nostri prelati possano sfogare le proprie pulsioni sessuali? Io dico di lanciare Priest Hub, oppure YouPriest, una piattaforma con video made in Santa Sede sul quale caricare solamente atti tra persone sposate volte al concepimento o video fetish tipo il lavaggio dei piedi o l'unzione del corpo. Pensaci, Papa Francesco, pensaci e dopo pagami come consulente. Costo poco, giuro. Basta che ti iscrivi al mio canale o che acquisti il mio libro Cascina Speranza. Cosa sarebbe successo alla fattoria degli animali se avesse preso il potere il populismo? Lo trovi su Amazon o nelle migliori librerie. Predicozzi è un podcast de Il Canale di Gross. Mi trovate su YouTube, Instagram, TikTok, Telegram e pure Waveful. La soundtrack è a cura di Tecnoaxe. Trovate tutti i link per approfondire nella descrizione.